quali alleanze per la liberazione? Visto il disastro che abbiamo davanti e la tragedia che incombe, insomma, all'orizzonte, qui dovrebbe esserci la fila al banco reclutamento. Purtroppo non è così, e vedremo anche perché. Prima di capire e di vedere con chi condividere questo progetto, facciamo un breve ragionamento su che cosa ci serve, quale strumento serve e in base a quale strumento serve, chi coinvolgere perché lo riteniamo compatibile, complementare e necessario a questa cosa. Io, per non ripetere le cose che sono state dette in questi tre giorni, personalmente ritengo che il primo discrimine per chi voglia partecipare a questa avventura necessaria sia quello di dire fuori dall'Unione Europea e fuori dalla NATO. Ora, per attuare questa cosa, dato che noi non abbiamo la capacità, gli strumenti da poter fare un golpe più o meno silenzioso, più o meno istituzionale, noi abbiamo solamente un'arma, che sono i milioni di cittadini italiani. Per poter parlare e per far parlare milioni di cittadini italiani con proposte che siano di speranza, noi li dobbiamo conquistare, semplicemente. Per poterli conquistare dobbiamo prima parlarci e vedremo le cose che dovremo dire a questi cittadini, a questi lavoratori, che linguaggio usare e trovare il modo per coinvolgerli, perché senza queste cose non andiamo avanti. Ora, vedete, la prima cosa, insomma, che ho capito, non me ne abbiano chi è professore di economia, chi ne conosce molto più di me. Io però, avendo fatto su attività politica e sindacale da quando andavo a scuola e attività politica e sindacale per 30 anni, so benissimo, diciamo, di far parte di quella fascia di persone, perché noi non avremo possibilità da mandare guru in televisione che parleranno a milioni di cittadini e lavoratori. Noi avremo, nella migliore delle ipotesi, una fascia di persone come il sottoscritto che dovrà parlare de visu con migliaia di persone che devono capire. E i lavoratori, per capire, i lavoratori, i cittadini hanno bisogno, noi dovremo trovare delle proposte che ridiano speranza, perché questi lavoratori sono oscurati da un sistema vergognoso di comunicazione e terrorizzati, perché hanno la coscienza di stare male, ma gli viene detto che qualsiasi vagito o tentativo di migliorare questa situazione non potrebbe che farli peggiorare, e che la situazione non potrebbe che diventare ancora più drammatica. Devi accettare quello che è, rassegnarti, chinare la testa e andare avanti così. Bene, noi dovremmo dire cose diverse, e le cose diverse che dovremmo dire devono essere pratiche, pratiche, pratiche. Non mi scordo mai, scusate, non mi stanco mai di dirlo. E sentendo, io quando ho cominciato a così, perché ero ignorante rispetto a queste cose, insomma, pensavo tante cose erano acquisite, ma poi nella realtà non era così. Quando vedevamo accadere delle situazioni per cui i conti non tornavano, cominciai a guardare su internet qualcosa e sentivo qualcuno che raccontava cose diverse, cose che poi ci hanno portati da varie strade, da vari punti, in luoghi come questi. Bene, sentendo anche gente che è laureata, che insegna, eccetera, contestarsi reciprocamente cose che divergono di 180 gradi e rinfacciarsi affermazioni che hanno asserito una settimana prima, eccetera, io mi sento di dire che noi dobbiamo cominciare a muoversi, e al di là del cavillo tecnico, scientifico, economico, noi dobbiamo parlare di cose semplici, e dico quelle, le cose che incontro con le persone con cui io ho a che fare. Io ho a che fare con persone che non hanno lavoro, o persone che hanno lavoro e hanno salari da fame, o persone che hanno perso ogni tipo di speranza, persone che hanno subito una mutazione antropologica della società, che ha stravolto modi di vita, parlo delle giovani generazioni, e delle vecchie, che non hanno più mezzi di sussistenza rispetto a questa cosa. Bene, semplicemente, senza aver fatto tanti così, ragionamenti cavillosi che ho ascoltato anche qua, di fronte a un lavoratore che non ha un posto di lavoro e che nessun sindacalista può dire con questa situazione formale
di occupazione di uno Stato, di una smantellamento di uno Stato sovrano e una non proprietà di una moneta, io come sindacalista non posso promettere né un posto di lavoro né un euro d'aumento. E questo deve essere chiaro. Allora, per poter dire una cosa, di fronte alla tragedia che abbiamo davanti, servirebbero soluzioni che portano all'assunzione di milioni di lavoratori. E allora, dato che nessuna struttura privata può assumere milioni di lavoratori perché non ne ha le capacità né la forza oggi, senza insomma, che ce lo ripetiamo, questa cosa potrebbe essere fatta solamente da uno Stato. E da quello che ho appreso io, ricominciando un po' a studiare, ho visto che sono cose che sono successe dopo le grandi crisi, nei dopoguerra, eccetera. Lo Stato assumeva milioni di lavoratori e come oggi li manderei a riparare le buche, a liberare il greto dei torrenti, a rimettere in sicurezza il territorio nazionale, in maniera tale che questa gente ha uno stipendio in tasca con il quale poi può andarsi a comprare una pizza e potrebbe ripartire questo tipo di cosa. Bene. Dire queste semplici affermazioni, che sono devastanti rispetto al pensiero dominante che noi abbiamo, per dirle noi dobbiamo essere chiari. Allora, non lo so, sinceramente non so rispondere, moneta complementare sì, moneta complementare no, però noi dobbiamo confezionare, fra virgolette, un prodotto che sia affascinante per le persone che andiamo a coinvolgere e che debba far vedere che le cose che raccontiamo siano, anche se diciamo con un po' di impegno, ma raggiungibili, perché il capolavoro di questa gente, di questi criminali che hanno messo in atto questo progetto, è stato quello di togliere ogni tipo di speranza che c'è da parte di milioni di lavoratori e cittadini. Ora, rispetto a questa cosa, cerco di andare molto veloce, noi abbiamo il dilemma, con chi la facciamo questa santa alleanza? Che dovrebbe esserci la fila, perché ogni persona sua di buon senso, che perlomeno si diletta con il sociale, dovrebbe avere i capelli dritti e correre da altri che hanno avuto la stessa sua percezione. Mettiamoci insieme e facciamo qualcosa. Però vediamo che questo discorso non è di massa tra organizzazioni. Cominciamo a parlare dei dolori dell'area mia. Io vengo da sinistra, eccetera. Noi dobbiamo, parlando a sinistra, capire una cosa. Non rappresentiamo la maggioranza della società, o meglio, le organizzazioni di sinistra che camminano su questo terreno oggi non sono in grado di muovere da sole milioni di lavoratori. Questo è il primo assunto che dobbiamo, purtroppo, dico io, notificare. Seconda cosa, deve cessare, perché c'è una massa di prime donne individuali e organizzazioni, le quali ognuno pensa che vengo o non vengo, aspetto, rinviamo di un giorno, nella speranza che l'altro muore e rimane solamente o lui singolo o l'organizzazione che poi in un futuro radioso guiderà le masse alla riscossa. Non è così, perché non ci sono i tempi, non si aspetta. Ora, su questo discorso noi scontiamo questo tipo di difficoltà e un ritardo molto grande di tutti i movimenti giovanili, centri sociali, eccetera, che non riescono ad andare, rispetto alla situazione che abbiamo davanti, solamente oltre uno sterile ribellismo individuale. Non pago, sfondo tutto, eccetera, ma non c'è prospettiva rispetto a questa cosa. Per cui allora noi vediamo che questo discorso, per quanto riguarda quest'area, da sola non bastiamo, bisogna cercare un'alleanza con altri. Con chi? Perché vedete, rispetto a questa cosa, siccome le scudisciate che arrivano fanno male, potrebbe verificarsi l'occasione che ci sia una maggioranza di persone e di organizzazioni molto variegata. Io ritengo che tocca porre dei discrimini, perché non vorrei, nella necessità di fare qualcosa, cadere poi dalla famosa padella nella brace. Allora io metterei dei discrimini che sono stati detti in questi giorni. Primo discrimine, quale discrimine ci possiamo inventare? Partiamo dalla difesa della nostra Costituzione, fatta da pensatori che venivano dal periodo che venivano, che oggi io ho i capelli dritti e i brividi vedendo gli altri pensatori attuali che stanno in Parlamento, che modificano come apprendisti stregoni. Insomma,
possiamo esemplificarla tra il bacio di Razzi e della Boschi, insomma, quando, cioè, che girava su Facebook, questi cervelli meravigliosi che si incontrano e che fanno dei danni spaventosi. Allora, discrimine di difesa della Costituzione, discrimine della difesa dei diritti del lavoro e dei cittadini, piano di piena occupazione, chi è per la ripresa della sovranità nazionale e democratica di questa cosa, per la nazionalizzazione delle banche, per un, insomma, una sorta di progetto che a me piacerebbe fosse un progetto rivoluzionario, ma che, dovendo coinvolgere tutti, mi va bene che sia un programma di transizione verso un qualche cosa che sarà, speriamo, speriamo che sarà. E, rispetto a questa cosa, io insomma, a me mi viene sempre un'idea quasi un pochino mitologica rispetto a questa cosa, perché nelle disquisizioni che io ascolto, ho ascoltato qui, anche le differenze fini, tecnico-scientifiche, eccetera, poi di fatto paralizzano. Paralizzano. E se determinati dibattiti che abbiamo fatti qui noi poi dovremmo coniugarli di fuori, io immagino le facce di quelli che ascoltano. Io, come dire, di fronte a queste situazioni, insomma, uno che si trovò di fronte a un dilemma simile qualche migliaio d'anni fa, che si chiamava Alessandro Magno, di fronte a portarlo, di fronte a un nodo che nessuno riusciva a sciogliere, non c'è moneta complementare, non c'è, noi dobbiamo partire. Quello prese la spada e tagliò questo benedetto nodo e partì, perché senza questa cosa non si va avanti. Guardate, solo due altre cose, due pericoli che potremmo avere al nostro interno, che, sperando insomma di creare qualche cosa che sia, insomma, di importante, non dobbiamo dimenticare la forza dei simboli, cioè il presentare a un cittadino, a un lavoratore oramai rassegnato, distrutto, che non vede soluzioni, per la prima volta un qualche cosa, un abbozzo, una forma di organizzazione che dia l'immagine di unità, che sono state superate determinate cose e che c'è una massa critica che può muovere le cose, e questa cosa smuoverebbe anche tante prime donne, insomma, diciamo, dell'area nostra, che sarebbero costrette poi a rincorrere gli eventi. C'è un'altra cosa che io, noi dobbiamo stare molto attenti, ci sono delle tornate elettorali all'orizzonte, insomma, io ritengo che non potrebbero che essere che solo momenti di propaganda, perché guardate, chi avesse la fortuna di essere eletto e di andare anche in maggioranza con questo tipo di sistema, gli verrebbero consegnati 1.000 euro per gestire la propria città o la propria regione, chiudo, quando il bilancio del comune o della regione sono di 3.000, per cui lo dovrebbe lui decidere quello che taglia, perché questa è una situazione che se ne esce politicamente a livello nazionale. Ma se questi tipi di passaggi intermedi sono funzionali a far crescere, a parlare e a raggiungere i milioni di persone, allora vanno anche bene, ma con molta, molta attenzione. Io termino, questo lo diciamo dopo, una cosa così, io penso che, insomma, brevemente, o è così o non è, e se non è, sarà dura veramente per tutti. E io perlomeno a livello personale, prima di rifugiarmi nel si salvi chi può individuale e nella rotta, vorrei provare a fare qualche cosa anche per non vedere questo tipo di società che è già imbruttita, in cui gli unici, perché se stiamo zitti noi, gli unici squilli di rivolta da trombe fallate verranno da arnesi del passato di destra. Tutto meno che questo. Il compito e il dovere che abbiamo noi rispetto a questo silenzio vergognoso che c'è da parte, diciamo, delle forze di sinistra rispetto a questa cosa, noi abbiamo il dovere di colmarlo. È un compito duro, ma io penso che ce la possiamo fare. Grazie.